Amici di Qui Bici Sport, siamo a Cattolica insieme a Letizia Paternoster, madrina per il secondo anno consecutivo della Gran Fondo Squali Trek. Letizia, prima di tutto, come stai? Sì, è bellissimo essere qua davvero e per me è un grande onore, un grande piacere essere in un clima così festoso e così pieno di passione. Io sto abbastanza bene, ora mi sto riprendendo, ho avuto, come tutti sapete, purtroppo una mononucleosi qualche mese fa e quindi dai, adesso mi sto riprendendo, ho ripreso gli allenamenti e questa è la cosa importante. Alla fine mi manca solo il lavoro duro e poi spero di tornare ai massimi livelli al più presto possibile. Ti abbiamo visto già sui pedali, sulle tue salite in questi giorni, sta riprendendo bene? Sì, ho ripreso come ho detto da poco e quindi dai, piano piano la forma crescerà e non vedo l'ora. Tu sei giovanissima, hai soltanto 22 anni, ma hai sempre dimostrato di saperti rialzare dopo le varie difficoltà, prima gli infortuni, poi il Covid, adesso la mononucleosi. Qual è il segreto di Letizia Paternoster? Ma penso che di segreti non ce ne sono tanti, il credere nei miei sogni, il voler raggiungere determinate cose sicuramente è la chiave di tutto. E quando c'hai un grande sogno di fronte a te è impossibile non rialzarsi e non dare tutto per arrivare a conquistarlo. Hai sempre detto che il ciclismo è una scuola di vita e questo ti ha aiutato anche in tutte le altre cose della vita? Sì, sicuramente il ciclismo mi ha insegnato tanto, ecco perché è una cosa che consiglio anche ai giovani atleti e ai giovani bimbi, perché appunto ti dà un qualcosa in più soprattutto nella vita, non solo nello sport ma soprattutto nella vita di tutti i giorni. Parliamo un po' di obiettivi. La Nation Cup di Glasgow era uno degli obiettivi di quest'anno, purtroppo è andata male come tutti sappiamo e come hai spiegato tu. Quali saranno i prossimi? Beh, sicuramente purtroppo ho dovuto saltare le prime due Nation Cup che per me erano un bel trampolino di lancio tra virgolette. E quindi ora non mi resta che pensare e preparare al meglio la terza Nation Cup in Colombia e sicuramente questo sarà uno dei primi obiettivi, dopodiché inizierò appunto a pensare e a dare tutto per la stagione su strada, per il finale di stagione e ovviamente campionati europei e mondiali in pista saranno sicuramente uno dei miei obiettivi più grandi. Mi sembra di capire che non farai il Giro d'Italia quindi? No, assolutamente no, ora non è nel programma, non è nel plan, però ovviamente tutto può cambiare e quindi vedremo come andrà avanti la stagione. Uno dei tuoi obiettivi, però non l'hai mai nascosto, è l'Olimpiadi di Parigi, è il tuo grande sogno, ma la coppia Paternoster-Balsamo può aspirare a loro? Beh, sicuramente è il mio grande sogno e conosciamo tutti quale grande atleta è Elisa e ora ovviamente step by step cercheremo di arrivare al massimo e di dare tutto, ecco. Qual è il rapporto che hai nel team con Balsamo e Longoborghini? Beh, sono due grandi atlete dalle quali si può imparare tanto e quindi sono veramente una grande fonte di ispirazione per me. Elisa Longoborghini ti può aiutare a fare quello step in più su strada? Beh, sicuramente, come ho detto, è una grande atleta di grande intelligenza e di grande esperienza e dalla quale si può solo imparare tanto, quindi per me è fondamentale guardare ogni cosa e cercare di appunto seguire il suo insegnamento. Il tuo contratto è in scadenza con la Trek Segafredo, dovrebbe scadere quest'anno, giusto? Hai già qualcosa per il futuro? Sai già quale maglia vestirai o è ancora presto per parlarne? Ma adesso ti dico la verità, quello che penso è quello di andare forte, di dare tutto in bici, poi per quanto riguarda il resto se ne parlerà più avanti. Ok, chiudiamo con un consiglio. L'anno scorso, proprio qui a Cattolica, ti avevamo chiesto un consiglio per le ragazze che volevano iniziare in bicicletta. Adesso ti chiediamo un consiglio per Letizia Paternoster. Se tu ti guardassi dall'esterno, quale consiglio ti daresti? Ma sicuramente ogni giorno cerco di migliorare, di fare le cose al meglio, quindi sicuramente ora come ora è quello di continuare a credere nei miei sogni
e di non mollare, di non abbattermi mai. E il sogno, come ci hai detto tu, è l'Olimpiade di Parigi 2024, sì, giusto? Sicuramente quello è un grande sogno. Grazie mille, Letizia. Grazie a voi.